Allora, insieme con il cuore c'è Miss Overventura, ma c'è soprattutto il mondo di Mattias da conoscere e da capire. Sabato 25 febbraio, ormai manca poco, per una serata di divertimento, di allegria, musica, certo, sfilata di moda, ma anche e soprattutto per far capire il mondo di Mattias. Qui con noi c'è la mamma di Mattias. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Allora, un saluto. Manca poco, quindi quanto è importante sabato venire al Teatro Fumagalli di Vighezzolo? Oh, è molto importante venire, divertirsi e nel contempo aiutare Mattias, perché Mattias ha bisogno di cure costose, quindi noi non ci fermiamo, andiamo avanti. Appunto, 25 febbraio, ore 18, c'è posto per tutti, venite tutti. C'è, allora, Miss Over, Miss Over in tour. Ci sono sfilate di moda, esatto. Ci sono cantanti, c'è anche un comico di Zelig, insomma esatto. C'è un po' di tutto. Esattamente, ma soprattutto Mattias, l'abbiamo detto, è al centro d'attenzione, tuo figlio, quasi 6 anni, con un problema di autismo importante. E quindi va aiutato, ma purtroppo dovete cercare anche iniziative di questo genere, perché ce lo dicevi l'altra volta, gli aiuti pubblici insomma scarsi, no, sono scarsi e soprattutto latitano. Esattamente, sono 6 mesi che Mattias non riceve quello che viene definito indennizzo di frequenza, cioè il bambino va a scuola e l'INPS ti dà indietro qualcosa, poca roba, 270 euro. Peccato che non arrivino. Di fatto neanche è, quelli. Esatto, di fatto è un poco più che un rimborso, però come hai detto tu non arrivano. Di fatto non arrivano, allora cosa si fa? Si sta fermi, no? Allora si fanno gli eventi come questo Miss Over on Tour e ci divertiamo, ripeto, divertirsi, perché problemi ci sono, ce li abbiamo tutti. Io sono stata anche criticata, ti dico la verità, fai la mamma, queste cose non sono da mamma, ma io non ho alternativa. Ho scelto di divertirmi per farlo, ovviamente il tema è serio, però col sorriso, tutto qua, tanta bella gente, tutta gente simpatica, non ci sono musoni. Ti ringrazio davvero, in bocca al lupo. No, grazie a te, grazie.